La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buongiorno e benvenuti e vi auguro buona Pasqua. Il nostro coffee, Trade & Coffee, sono Gianmarco Farina, diretto dalla sala di analisi di XTB. Sullo schermo potete vedere i miei contatti. Prima di cominciare vorrei una conferma audio e video. Perfetto, allora cominciamo un po'. Oggi abbiamo una giornata abbastanza facile, però prima di cominciare partiamo con il nostro classico webinar. Visto che sono responsabilità nel webinar, qualunque parere, notizia, ricerca, analisi o prezzo o altro tipo di informazione sono forniti sotto forma di commenti generali sul mercato, non costituiscono consigli di investimento e sono dati con finalità educative in ambiente demo. XTB non si assume responsabilità per nessun tipo di perdita danno, compresi mancati profitti che potrebbero sorgere o dipendere direttamente o indirettamente dall'utilizzo di tali informazioni. Il tuo capitale è a rischio, ma con XTB non potrai mai andare in negativo con la nostra Negative Balance Protection. Bene, andiamo sulla nostra piattaforma dove vediamo che oggi abbiamo un po' quasi tutti i mercati chiusi. Gli unici mercati aperti che ci possono interessare in questo momento saranno le materie prime e probabilmente le cripto per chi è interessato. Infatti vediamo che sono aperte e il Forex ovviamente che è aperto. Quindi però partiamo dalle nostre classiche materie prime. Prima di tutto partiamo dal nostro amato caffè, dove continuiamo ad avere una visione long a lungo termine, però più che aspettare sempre ogni giorno che magari faccia breakout e superi, ritorni un po' sul prezzo medio che dovrebbe aggirarsi sui 128 se non mi sbaglio, se ora lo calcoliamo, si può anche iniziare a fare una specie di scalping. Su 126 dovrebbe essere il prezzo medio, si potrebbe anche immaginare di fare un po' una specie di scalping, perché come vediamo qui fa delle belle candele, scende a 117, ritorna a 118, scende a 116, ritorna a 118. Quindi sono sempre molto utile fare questo dollaro di profitto sul caffè in attesa del breakout che dovrebbe arrivare a breve, o ci possiamo aspettare una diminuzione del livello minimo fino a 116, perché vediamo che ha un trend abbastanza chiaro alla fine il caffè. Possiamo vedere a lungo termine, vediamo abbastanza, è chiarissimo, sta seguendo una linea di trend ed è molto utile, molto molto indicativa a livello visivo e sia operativo. Poi passiamo anche allo zucchero, dove vediamo che lo zucchero continua in caduta libera, dove noi continuiamo ad avere la nostra visione short a lungo termine fino ai livelli di 11,58 più o meno. Questo non vuol dire che succederà a breve, però possiamo aspettarci nelle prossime settimane una caduta, perché vediamo che ha rotto questo supporto di 12,80 importante, l'ha rotto qualche settimana fa e ora sta concretizzando la caduta. Infatti vediamo qui come si avvia verso 11,58, vediamo che è un altro supporto abbastanza importante. Passiamo ad analizzare anche il petrolio in caso. Vediamo, il petrolio si marca un doppio massimo sui 69,61. Vediamo, oggi dovrebbe essere comunque una giornata tranquilla in quanto i mercati maggiori sono chiusi. Dove vediamo praticamente feste tutto il mondo con il nostro lunedì dell'Angelo Pasquetta. Quindi vediamo che anche il DAX, la chiusura magari la vediamo della settimana scorsa sui 12.127, una chiusura abbastanza al ribasso, dobbiamo anche aspettare un po' per vedere l'apertura di domani prima di poter fare commenti, vedere anche le notizie di oggi. Soprattutto sono entrati in vigore i dazi di Trump e della Cina verso i loro rispettivi prodotti di esportazione, quindi occhio, occhio, perché potrebbe esserci una brutta reazione da parte del mercato. Andiamo anche ad analizzarci un po' il Forex, magari, che è il mio campo, in quanto io il martedì mattina alle 9:30 faccio il mio Forex Time, non so se avete avuto l'occasione di seguirmi. Andiamo a analizzarci anche il nostro amato cambio euro-dollaro, dove continuiamo a vedere che si è assestato nella zona degli 1,23.300 come un supporto/resistenza che ho marcato
molto tempo fa in uno dei miei webinar, vediamo come il prezzo d'euro-dollaro ronza sempre intorno a questa retta. Quindi ora siamo in un livello intermedio, quindi sarebbe 50 e 50, quindi ci possiamo aspettare sia un rialzo sia un ribasso per poi ritornare sopra questi livelli. Quindi tenetelo d'occhio, può essere molto interessante. Già avete qualche domanda, qualche valore che vi può interessare di più? Magari lo possiamo analizzare insieme per iniziare bene la settimana. Perfetto Luca, ti chiedi anche di euro lira turca, andiamo a prendere. Andiamo a prenderci euro lira turca, eccolo qua. Dove euro lira turca? Ah, ha avuto un bel calo, quindi può essere molto interessante. Ha superato anche la linea di prezzo medio, quindi molto molto utile per avere un piccolo long anche in questo caso. Qui potremmo pensare di fare un long fino a tornare fino ai 4,90, però sempre con occhio perché vediamo come l'RSI ci segna livelli 70, anche se non è molto significativo per quanto riguarda la lira turca, perché ho visto salite anche quando l'RSI si trova in zona di 80 e il rialzo non finiva praticamente. Mi sono dimenticato di andare a vedere nelle materie prime la volatilità, che può essere molto interessante, anche se non è una materia prima, chiaramente, però è praticamente la relazione inversa degli indici americani, in particolare dello Standard & Poor's. Vediamo che c'è una volatilità sui 19,89. Vamo a prendere un attimo insieme allo Standard & Poor's. Vediamo, eccolo qui. Sì, 19,89, mentre vediamo lo Standard & Poor's sui 2633. Vediamo come ha raggiunto il prezzo medio a livello giornaliero, quindi un ottimo prezzo d'acquisto dovrebbe essere in questi giorni. Possiamo aspettare anche fino ai 26.000, 2600 più o meno per risparmiare questi 30 pips oppure guadagnarli addirittura in short, perché possiamo aspettarci anche un piccolo ribasso fino a questo livello della media, dove vediamo che non la toccava da molto molto tempo ormai, dal 2016 che non era sul prezzo medio dello Standard & Poor's. Infatti questi cali hanno fatto praticamente schizzare la volatilità qui in questa zona dai 16 fino ai 19, dove possiamo vedere anche che era arrivata a 22, quindi è abbastanza importante. Ricordiamo che un pip con un contratto di volatilità vale 3.000 dollari, lo possiamo vedere anche dentro la nostra calcolatrice dei lotti. Vediamo uno spread 0,12 pips, anche accettabile, però il contratto vale moltissimo, quindi occhio. Andiamoci un attimo a vedere anche le cripto, magari, così concludiamo un overview generale del mercato. Ho visto notizie molto molto cattive riguardanti le cripto durante il fine settimana ed ecco che continuiamo a essere sui livelli di 6.800. Quindi vediamo le cripto praticamente in discesa continua, dove vediamo anche Litecoin 116, prezzo medio inferiore, quindi potrebbe essere un buon acquisto, però cripto in questo momento potrebbero continuare a scendere fino ai livelli di gennaio 2017. Ricordiamo che sono state molto, molto troppo inflazionate durante no, la fine 2017, dove abbiamo visto un Bitcoin a 20.000, probabilmente troppo troppo ipervalorato. Infatti vediamo che praticamente hanno perso 2/3 del loro valore, quasi tutte le cripto. La peggiore che è stata Ripple, praticamente, perché vediamo che è scesa a 0,47, quindi ha perso 5 sesti del suo valore, praticamente, che ricordiamo che stava a 3 dollari per Ripple. Quindi una cosa abbastanza importante. Se il Ripple può scendere fino ai 0,25, possiamo anche ponderare di fare un bel long a lungo termine. Ricordiamo che la posizione sulle nostre cripto durerà 7 giorni, quindi più che fare una posizione a lungo termine si può fare operazioni di trading sia al rialzo sia al ribasso. Quindi ora, se abbiamo una visione che possa arrivare a 0,25, si potrebbe anche ponderare un buono short fino a quei livelli, però ricordiamo che la posizione deve durare massimo una settimana. Quindi in questo momento che abbiamo il prezzo inferiore alla media,
suggerisco una piccola attesa fino a quando non si arrivi sui livelli di 0,50 per poi riandare al ribasso. Però ricordiamo che tutte le cripto sono molto correlate tra loro, quindi se una cade, cade anche l'altra. Soprattutto sono tutte correlate a Bitcoin. Bene, per oggi abbiamo finito questo overview settimanale. Vi lascio con i miei contatti per qualche secondo se volete scrivermi, farmi qualche domanda in privato. E in tutti i casi ci vediamo domani per il mio Forex Time. Vi auguro una buona Pasquetta e un buon barbecue. A presto.